I politici francesi si accaniscono sui distinguo legislativi per valutare l'obbligatorietà o meno del vaccino anti-Covid per coloro che frequentano ristoranti e trasporti pubblici. L'urgenza è data dai 332.000 nuovi casi di Covid in un sol giorno. Intanto il portavoce del governo ha difeso il parlar chiaro del presidente Macron, che si è scagliato contro i Novax. Le parole del Presidente mi sembrano ben lontane dalla rabbia di una grande maggioranza di francesi di fronte a questa scelta di opporsi al vaccino. Quando si parla con i francesi oggi, molti sostengono che coloro che scelgono di non vaccinarsi non dovrebbero neanche essere curati. Anche l'Italia sta registrando un numero elevato di infezioni con la variante Omicron. Mercoledì il governo ha sostenuto una misura che rende obbligatoria le vaccinazioni per gli over 50, mettendo il paese all'avanguardia in Europa nel reprimere chi si rifiuta di farsi un'iniezione anti-Covid. Io penso che l'obbligo vaccinale dovrebbe essere esteso a tutti, insomma, almeno a tutti i maggiorenni, quindi lo vedo positivamente, insomma. La Gran Bretagna invece è in controtendenza con l'alleggerimento delle misure anti-Covid in relazione ai test alla partenza e all'arrivo dagli scali nazionali, fino all'addolcimento della quarantena all'arrivo, che finisce appena ci si negativizza. Per i residenti in Inghilterra la quarantena può arrivare al massimo di 3 settimane. In Germania, per il timore di paralisi nelle attività lavorative fondamentali, si propone di accorciare i periodi di autoisolamento. I vaccinati hanno facoltà di uscire dall'isolamento dopo l'infezione nel giro di soli 5 giorni, quando il loro test PCR risulta negativo.